Finché ci facciamo un caffè e aspettiamo che qualcuno si colleghi, vediamo un po' oggi di cosa parliamo. Oggi parliamo, volevo attaccare anche un po' di musichetta, ma non c'ho voglia perché mattina presto, in realtà ho già 3 ore di giro sulle spalle, anche se sono le 8 di mattina, quindi siamo in live dagli uffici di Verona, che qui. Adesso, domani o dopodomani iniziamo la Renegade Mastermind. Siamo in 25, credo, qualcosa del genere, quindi è una bella mastermind. Abbiamo qualcuno che comincia a collegarsi nonostante l'orario e nonostante le varie situazioni. Intanto chiudiamo qua. Allora, la diretta di questa mattina volevo farla finché ero in macchina prima, ma onestamente avevo troppo sonno, quindi ho dovuto fermarmi 3 volte a prendere 3 caffè e non ce la facevo, anche perché insolitamente rispetto a questi giorni c'era abbastanza traffico. Quindi ho deciso di farla adesso che sono appena arrivato in ufficio. Quindi, cosa fai nei momenti difficili? Perché questo video? Innanzitutto, questo video è dedicato a tutti i clienti del Dentalead. Poi, o stasera o domani, l'ho posto anche da altre parti, ma è dedicato a voi. Perché in questi giorni, con tutti questi casini, ho deciso di fare un paio di video che possono aiutare i vari a gestire un momento che potrebbe essere abbastanza difficile. Perché? Perché quando affronti delle difficoltà o dei momenti difficili che sono a volte non influenzabili, devi avere qualcosa da poter fare. E detto onestamente, visto il momento, viste alcune situazioni, cioè c'è l'Elisabetta che deve gestire i bambini a casa perché gli hanno chiuso le scuole. Cioè, noi dobbiamo tenerci picci, cioè, voi pensate, abbiamo il coronavirus e dobbiamo tenerci picci, cazzo, è veramente una cosa incredibile. Ora, quindi, che cosa fai in questi momenti? Anzitutto, dobbiamo capire una cosa, ci sono delle situazioni che sono non influenzabili, cioè questa che stiamo vivendo con qualcuno che decide per noi, ci chiude le attività. Ieri ero a Milano perché stavo andando a vedere alcuni alberghi per il Dentalead di novembre, per alcune attività che ci sono da fare nel futuro, e la tipa del centro congressi di Milano mi ha detto: guarda, l'ordinanza di chiudere tutte quante le scuole, tutte quante le attività per 14 giorni in realtà vale anche per i congressi all'interno degli alberghi, quindi grazie a tutte queste cose qua gli hanno ranzato via 14 giorni di congresso, e questo chiaramente ha causato il panico. Ora, ci sono situazioni su cui non possiamo mettere le mani, cioè se c'è una malattia in giro, se c'è un governo scemo, purtroppo, per quanto noi cerchiamo di metterci le mani, è una cosa inarrivabile. Governo scemo, un governo scemo, una malattia è una malattia, possiamo solo curarci e fare del nostro meglio. E i due problemi invece di questa situazione, i due problemi veri, sono numero uno l'isterismo e il panico che si viene a creare assolutamente per nulla. E questa è la prima cosa, cioè la gente, ciao Lino, buongiorno, e questo purtroppo la gente, lo sapete, se è completamente impanicata, sono completamente scemi. Cioè io ho litigato anche con i miei compagni di classe delle elementari in questi giorni, perché avevano organizzato una cena la settimana scorsa e hanno detto: no, vabbè, ma non andiamo a cena perché c'è il coronavirus. Al che voi mi conoscete, la mia risposta è stata piuttosto lapidaria e gli ho detto: ragazzi, a voi vi devono togliere la possibilità A di allevare i figli, B di votare, perché se fate così non dovete andare avanti, cioè semplicemente è meno di un'influenza. Tolto ciò, però capisco che la gente si impanichi, perché con tutta la questione mediatica che è stata gestita, la gente poi si va a impanicare. Questo è il primo problema vero. Cioè, ti devo dire che anch'io l'altro giorno ero a Malpensa, ho preso l'ascensore, sono montato su due cinesi. Per 2 secondi ho avuto l'idea di dire: ok, esco dall'ascensore o resto? Dopodiché ho detto: fanculo, l'influenza, resto qui. Però capisco anche che ci si impanichi per nulla. Sicuramente è stata fatta molta pubblicità sbagliata, e anche qui noi però non possiamo farci niente, cioè noi sul panico delle persone non possiamo fare assolutamente niente. C'è qualcosa che però possiamo fare che può aiutare noi a gestire l'attività, che forse è la cosa più importante. E quindi da qui arriva questo video, che io mi auguro veramente che ti possa essere utile. Sono sicuro che ti potrà essere utile, perché le crisi, ahimè, e le situazioni difficili, non gestibili direttamente, che non dipendono direttamente da te, si affrontano, secondo me, in un unico e unico modo. Cioè, c'è un unico modo per farlo, quindi non esiste un altro. Allora, modo 1. Devi far pace con il cervello e con le emozioni, nel senso che non che siamo stupidi, ma che a volte alcune condizioni mediatiche
quindi tutta la pubblicità dei casini e quant'altro, o alcune condizioni non dipendenti da noi, tendono a farci saltare per aria tutte quelle che sono i nostri sistemi di gestione, i nostri sistemi di tranquillità, e quindi il panico generale tende ad influenzare anche noi. Ora, dobbiamo fare un po' pace con questa cosa qua. Ci sono delle situazioni che noi non possiamo influenzare, dobbiamo capire invece quello che possiamo influenzare direttamente delle nostre attività. Non c'è, cioè, è inutile. Io l'Ebola non lo posso influenzare, posso influenzare la mia attività, posso influenzare delle parti della mia attività, posso influenzare il mio lavoro, non posso influenzare delle cose che non c'entrano assolutamente niente con il mio lavoro. Quindi io ho visto tanti, tanti articoli su quello che bisogna fare col coronavirus, pubblicare, non pubblicare. Allora, ragazzi, allora, facciamo pace, smettete di comunicare del coronavirus che facciamo prima, perché se tu ne parli male è un casino, ma se tu ne parli bene è altrettanto un casino. Smettete di comunicare. Più voi comunicate riguardo a questo argomento, più semplicemente la gente continua a rimanerci attaccata. L'unico modo per evitare che questa cosa influisca anzitutto su di noi è smettere di parlare di sta roba qua e tornare a fare le operatività consuete e solite senza starci troppo dietro. Quindi fate pace con questa cosa, hanno fatto su un gran casino. Probabilmente questa cosa andrà avanti ancora per un po', per quanto stiamo cercando di sistemare con pubblicità positiva, ma il problema è che si continua a parlare dello stesso argomento, quindi anche se tu tenti di convincere le persone che la cosa è passata, il fatto stesso di parlare dell'argomento e non far pace con sta roba qua porta a un problema. Cioè, tu prova a immaginare, è come se io avessi una persona che si droga vicino e gli dico perché non gli fa bene drogarsi e che dovrebbe in realtà vivere la vita felice. È chiaro che questa non mi ascolta, cioè, anzi, più io gliene parlo, più alimento la sua considerazione a riguardo. Io devo semplicemente fare attività che siano slegate da questa attività principale. E non parlare neanche, o parlare il meno possibile, perché sennò continua a richiamare l'argomento. E questa è la prima cosa. Fai pace con questa condizione, torna a lavorare sul tuo e buonanotte al secchio. Hai fatto una comunicazione, va bene, vai avanti, se qualcuno ti chiede rispondi, ma non star lì troppo ad argomentare quella che è questa scena. Io nel frattempo vi faccio il caffè che ha comprato la Sophie, quello con la mandorla, il retto gusto di mandorla, che è veramente fico, perché l'Anespresso fa delle robe troppo fiche. Ci vuole la mattina presto. Quindi, prima cosa è fai pace con le emozioni. Tira un bel respiro e chiediti che cosa puoi fare per influenzare l'attività. Perché il secondo punto è proprio cosa puoi fare oggi per influenzare l'attività. E questo, se vuoi, può essere per te un'immensa opportunità per quello che riguarda la scena del tuo studio. Che cosa intendo? Allora, il panico generale ha preso le persone, ma ha preso anche gli altri professionisti, quindi sono tutti là fermi che stanno cercando di capire che cazzo devono fare. Allora, tu, l'unica cosa che puoi fare è lavorare 10 volte meglio sui tuoi pazienti, quindi dargli un servizio ancora più eccellente, fare ancora più attività attraverso le attività di operation marketing che abbiamo visto, quindi quelle del power lead, quelle del dental lead, quello dello spremio di pazienti. Quindi devi fare in modo che i tuoi pazienti siano ancora più entusiasti di tutto ciò che gli stai dando. Perché questo? Perché sono tutti impanicati, quindi ricevere un servizio straordinario è la base irrinunciabile in questo tipo di condizione. Tutti i tuoi competitor stanno tirando indietro il culo, stanno cercando di andare ai ripari, chiudono alcune giornate, fanno azioni di riparazione, quindi fanno azioni di proteggo il mio culetto, our ass first. È il leitmotiv del momento, così come fu con la crisi del 2008. Tu invece devi rilanciare semplicemente. Quindi in periodi di crisi, in periodi di difficoltà, in periodi strambi come questo, tu devi puntare tutte le fiche in direzione di un cambiamento più epocale, più stratosferico, e quindi devi rilanciare al 10 per. I tuoi pazienti devono avere 100 volte quello che è il servizio, 100 volte la qualità percepita, 100 volte il trattamento, perché devono rimanere tremendamente colpiti e devono capire che in un mondo in cui tutti quanti hanno paura e tirano indietro il culo, tu in realtà stai andando avanti e stai progettando il tuo futuro. Quindi il primo punto è non ti far prendere dal panico, tira il respiro e fai pace con le emozioni. Il secondo punto è dai il meglio del meglio ai tuoi pazienti, ai tuoi clienti. Terzo punto è rilancia la tua attività. In questi momenti di crisi devi ripensare all'attività e pensare come farla molto più grande.
Ora, gli effetti di questa situazione, c'è chi dice che li vedremo ad aprile, secondo me li vedremo da fine maggio in poi, cioè la gran pigliata nel culo qualcuno ce l'avrà da lì in avanti, perché la ricaduta di tutto il giro economico ci sarà nell'arco di 3 o 4 mesi, non c'è ad effetto immediato, ad effetto immediato ci sono semplicemente i blocchi, quindi tutta questa storia avrà effetti più avanti. Noi dobbiamo ripensare la nostra attività, devi ripensare il tuo studio, devi ripensare il modello di business in parte, e al Dental Lead vedremo anche come creare il modello di business adeguato attraverso alcuni webinar che faremo nelle prossime settimane, che ho stabilito con alcuni ragazzi. Vedremo come rilanciare la tua attività, domani, dopodomani alla Renegade vedremo altri spunti su come rilanciare le attività. Cioè, devi in questi periodi, quindi quando hai fatto pace con le emozioni, quando hai dato servizio straordinario ai pazienti, il terzo punto è ripensa la tua attività a come farla 10 volte più grande. Quindi devi cambiare il modello di business. Quarto punto è dai un occhio alle finanze, perché chiaramente in questi periodi chiunque cerca di tirare un po' dietro il culo con le finanze per far cassetto, per affrontare le difficoltà, quindi guarda anche quell'aspetto là. Fatti questi quattro punti, detto onestamente, hai già fatto molto moltissimo. La cosa che devi evitare di fare è avere timore. In un mondo in cui tutti quanti si intimoriscono, molto semplicemente tu devi essere il più coraggioso di tutti. In un territorio di ciechi, non mi ricordo quale fosse l'adagio, in una terra di ciechi avere un occhio solo è una gran figata. Quindi in un territorio in cui tutti quanti si cacano sotto, il fatto che tu faccia delle azioni già normali, ma anche addirittura un po' più straordinarie, è un'azione straordinaria per i tuoi pazienti, per i clienti. Non ti devi fermare. Io andando in giro in questi giorni, andando a prenotare alberghi, andando a fare attività, la gente mi guardava e diceva: ma voi siete matti? Cioè, in una condizione in cui tutti quanti si stanno fermando, tutti quanti stanno arrancando, tutti quanti stanno aspettando di vedere cosa succede, voi andate avanti e prenotate? E la mia risposta è stata: sì, l'attività va avanti, la vita va avanti, non è che la cosa si ferma. Io non credo in alcuni tipi di condizione, credo che anche di fronte a una crisi siamo imprenditori e il nostro principale scopo è quello di fare un'attività che sia una figata unica, è creare un bel business, creare un'attività bella per i nostri clienti. Quindi a me determinate crisi non me ne può fregare di meno, non devono avere impatto sulla mia azienda, o meglio, io non devo subire questo tipo di condizione, devo fare tutto ciò che mi è necessario per fare dei passi avanti, non dei passi indietro. Quindi fare tranquillamente l'alieno è una cosa figa. Devi fare l'alieno, devi fare tutto il contrario di quello che fanno gli altri tirano dietro il culo, tu rilancia. Gli altri aspettano e stanno a casa, tu rilancia, vai fuori di più. Gli altri tengono chiuso, a meno che non ti vengano a chiudere lo studio. Cazzo, tu devi tenere aperto, devi rilanciare, devi fare attività di marketing, devi comunicare di più con i tuoi pazienti. E anche questa è una cosa importante. In un momento in cui tutti quanti aspettano a comunicare, tu devi comunicare molto di più con i tuoi pazienti. Perché? Perché nessuno comunica, e quindi questo momento è una fessura veramente importante in cui introdurre tutti quanti i cambiamenti che vuoi all'interno della tua attività. Quindi comunica anche qui molto 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 di più con i tuoi pazienti, con i tuoi vecchi pazienti. Questo è un ottimo momento per comunicare con chiunque. Io nel frattempo vado avanti a bermi il mio caffè, perché sennò va bene che a me piace anche freddo, però non eccessivamente, pardon. Quindi la gente è a casa, la gente sta tranquilla, la gente aspetta. Benissimo, noi comunichiamo molto di più. Questo è il quinto punto all'interno di questa situazione, che, torno a ripetere, in ogni grande situazione di difficoltà tu puoi scegliere da che parte guardarla. Tu puoi scegliere di guardarla dal punto di vista della crisi o dal punto di vista della difficoltà, o puoi scorgere quello che è e andare a scoprire quello che è il seme dell'opportunità all'interno. Non mi ricordo se fosse Jim Rohn che diceva questa cosa qui, ancora in qualche suo libro, diceva: in ogni grande difficoltà esiste il seme dell'opportunità, l'importante è che tu sappia coglierla. Anche qui noi abbiamo un seme dell'opportunità, perché se gestiamo l'attività attraverso questi 5 punti, per noi c'è una grande opportunità. Già il settore odontoiatrico di per sé fortunatamente non fa un granché, quindi i tuoi colleghi non fanno un granché. Questo è un momento storico,
tutto sommato importante, e tu puoi pigiare il piede sull'acceleratore e fare molto di più. Devi investire molto di più. Anche io, guarda, in questi giorni ho aperto i sacchi e i conti correnti per investire un casino, perché in questo momento, quando tutti sono fermi, quello che tu fai ha molto più valore. Perché la gente è ferma, la gente è bloccata, la gente non si muove, quindi quando tu fai un'attività, anche che dovessi chiamare solo i vecchi pazienti, mettere lì qualcuno a farlo, o fai delle infoletter, piuttosto che queste hanno molto più valore perché la gente è lì ferma e lì bloccata. Quindi in un settore come quello odontoiatrico, dove sai già che i tuoi colleghi fanno zero o poco più di zero, tu se fai il gigante diventi un mostro, diventi semplicemente un alieno. Quindi l'invito è non bloccarti, tu puoi sempre decidere come rigirare ciò che ti sta arrivando addosso. Guarda, ci sono delle condizioni a volte nella vita che sono veramente particolari. Tu puoi decidere. Ti racconto questa cosa che mi è capitata venerdì scorso, se non ricordo male. C'è stato uno scemo, devo dire che è veramente scemo, perché fare queste cose contro di me è veramente da scemi, che mi ha fatto un'ingiunzione di pagamento da 690.000 euro. Cioè, tu renditi conto, mi arriva un'email a un certo punto da uno degli amministratori di una mia società con sull'ingiunzione di pagamento da 690.000 euro, più una serie di ammennicoli vari. Non so tu come l'avresti presa, a me per 5 minuti sono girati i coglioni, cioè proprio ho detto vaffanculo. E per un attimo ho detto adesso che cazzo faccio? Poi ci ho pensato, l'avvocato ce l'ho a 400 metri da casa mia, ho chiamato l'avvocato, ho chiamato Jordi, ho detto senti, vengo un attimo a te che devo far vedere una cosa. Tempo tecnico di passare da casa mia all'avvocato, sono, ripeto, ci metto 4-5 minuti a piedi se faccio tanto. In quel tragitto ho pensato, no, non ci sto, non è una cosa corretta perché questa cosa è stata fatta attraverso una truffa, a che pensa, ripensa. Ho trovato il modo in questi 400 metri di rigirare questa situazione. Sono andato dall'avvocato, gli ho mostrato tutto quanto, gli ho detto, guarda, secondo me questa ingiunzione, questa cosa è una grandissima inculata e la sconfiggiamo facendo questi tipi di attività. L'avvocato mi ha guardato, si è messo a ridere, perché è scoppiato a ridere, mi fa, tu sei veramente scemo. Perché mi conosce, mi fa, si può fare, così si fa. E tra l'altro dice, questi qua si beccano anche una denuncia per truffa, perché hanno azzardato una cosa che era veramente tirata per i capelli. Vabbè, non te la sto qui a dire, è partita una denuncia per truffa ieri mattina, l'ingiunzione verrà cancellata in, credo, adesso tempo tecnico che arrivi al giudice, perché è una cosa che è successa in Svizzera, quindi sta settimana gli arriva la denuncia per truffa, la settimana prossima arriva il procedura d'urgenza dal giudice. Fatto sta che in 2 o 3 settimane ce la togliamo dai maroni. Fatto sta che questo mi ha permesso però di cogliere il seme dell'opportunità, perché questa cosa avrà dei risvolti positivi subito dopo, di cui non vi sto a svelare in retroscena poi, una volta che avrò vinto contro le persone e una volta che avrò avuto l'opportunità, e ti assicuro che sarà un'opportunità che è una gran figata, perché io mi ero scordato che potevo fare questa cosa, questa attività che farò in seguito, però non ne parlo perché è meglio non mettere il carro davanti ai buoi. Però questo ti dice che cosa? Che di fronte a una grande difficoltà tu puoi scegliere esattamente come prenderla, tu puoi scegliere qual è il seme dell'opportunità che vuoi cogliere, e anche in questo momento tu devi semplicemente fare quello che ti ho spiegato in questo video. Se non l'hai guardato, riprendilo dall'inizio e riguardalo. Tanto adesso lo chiudo perché non lo volevo fare molto lungo visto l'orario, quindi riguardatelo da capo. Le cose sono abbastanza semplici. Te lo riguardi, fai pace con le emozioni, riguardi tutto, fai quello che c'è descritto in questo video e semplicemente le cose vanno bene. Guardate, non ci sono immense difficoltà. Io oggi mi devo preparare per la Renegade, perché domani o dopodomani, appunto, abbiamo anche qualche intervento extra che nessuno conosce, quindi ho preparato delle belle sorprese per chi sarà presente. Mi spiace per chi non, eventualmente non c'è, non partecipa, non ce l'ha fatta iscriversi, non ha le date, non lo so.
gli è morto il gatto, gli è morto il cane, c'è il babau, quello che volete, domani o dopodomani saranno 2 giornate troppo figose, si appresta un periodo estremamente figo, perché torno a ripetere, io ho aperto le casse, quando vedo questi momenti di stranezza e di crisi, io apro le casse semplicemente e spendo tutto quello che posso spendere per il futuro, perché oggi come oggi l'imprenditore deve sapere questa cosa qua, nei momenti di abbondanza. Le casse vanno strette e si investe solo in ciò che produce nuovo reddito. Nei momenti di difficoltà, tu le casse le devi aprire, possibilmente, chiaramente non in maniera stupida, ma le devi aprire, devi investire un sacco. Devi investire molto di più rispetto al passato, perché sono momenti in cui ci sono un sacco di opportunità che tu non sai che verranno colte. Quindi, alla faccia della crisi, ragazzi, io sono, che ora è adesso? Sono le 8:20 di mattina, andate a lavorare, andate a fatturare perché sennò dopo non, le cose non vanno bene, prendete i vostri personal ATM, i vostri pazienti e fate bancomat con loro, fate business, fateli felici, fate tutto il possibile per influenzare ciò che avete oggi nel miglior modo possibile. La domanda che ti devi porre oggi, domani, dopodomani e per tutto il mese di marzo, tutto il mese di aprile, ogni singolo giorno e ad ogni singolo appuntamento è come faccio a rendere questo appuntamento e questo momento estremamente straordinario. Se tu trovi una soluzione ogni volta a questa domanda, tranquillo che questi prossimi 2 mesi saranno per te 2 mesi di grande fortuna. Detto ciò, se avete domande vi lascio un minuto per farle, se non avete sapete che io adoro fare questi video e quindi la chiuderei anche qua. In alternativa, vi saluti, ci vediamo presto, quindi non vedo domande, fantastico. Ci vediamo con chi c'è domani o dopodomani alla Renegade, preparatevi perché sarà una cosa troppo figosa. Abbiamo tante sorprese per voi, per chi non c'è, ci vediamo ai prossimi corsi, chi ci sarà al Master DO a fine marzo, chi ci sarà al Public Speaking a inizio aprile, poi c'è a inizio maggio c'è il Dental Lead, troppe date, io adesso voglio andare in vacanza, tra l'altro vedi, in questo momento di stranezza, io 3 o 2 settimane devo andare a Mosca per fare un'attività, a Mosca con un vecchio amico, in questo momento di stranezze a me stanno arrivando un sacco di opportunità, quindi preparati a coglierle, buon divertimento, buon lavoro, Tora vedo che sei online, metti sotto i dottori che ci abbiamo da fare 180.000 sto mese, mi raccomando, e quindi ragazzi buon divertimento, ci vediamo domani dopodomani, e per qualsiasi cosa scrivete nel gruppo o contattate il vostro consulente, buon lavoro, bye bye!